Buonasera, anzi direi buonanotte a tutti. Siamo qui in diretta dalla sede della televisione web per seguire insieme a voi quelle che sono le elezioni amministrative di Milano che hanno visto la partecipazione di non troppi cittadini, nel senso che sono andati a votare il 54,7% dei votanti e che potevano andare a votare appunto dalle 7 di questa mattina fino alle 23. Abbiamo sentito numerosi ospiti, sentiremo più avanti ancora la nostra inviata presso la Lega Nord e ci siamo lasciati con una notizia importante che ovviamente per chi non ci avesse seguito fino adesso sono arrivati i primi dati parziali, 43 saggi, 43 seggi, scusatemi. E in questo momento Parisi è in vantaggio. Parisi è in vantaggio con il 43,96% contro un 38,48% di Sala. Lontanissimo invece Corrado del Movimento 5 Stelle che si attesta invece intorno al 10%. Io come al solito sto tenendo d'occhio quello che succede anche nelle altre principali città. L'abbiamo detto, a Roma la Raggi è in vantaggio, a Torino è in vantaggio Fassina, ma comunque sia il candidato del Movimento 5 Stelle è lì vicino, probabilmente si raggiungerà anche in quel caso il ballottaggio. Ballottaggio sicuro invece tra Sala e Parisi. Certo che come domanda ce la possiamo porre, nel senso che chissà se a questo punto Parisi, avendo il 43%, possa riuscire a raggiungere direttamente il 50 più 1, cosa altamente improbabile, però il primo dato parziale smentisce l'exit poll che dava invece Sala in vantaggio rispetto a Parisi. Abbiamo parlato di diverse cose nel corso della serata, abbiamo parlato con diversi esponenti da parte della destra e della sinistra. Purtroppo fino ad ora non abbiamo potuto sentire candidati o esponenti del Movimento 5 Stelle, ma più tardi potremo avere appunto dei collegamenti anche da parte loro per commentare questo risultato che è abbastanza negativo a Milano, ma è molto positivo nella città di Roma, in cui era, diciamo, che era, diciamo, il pilastro appunto di questa campagna elettorale. Milano invece sarà diversa, sarà o ancora di centrosinistra, quindi portando avanti un progetto che è cominciato sostanzialmente nel 2011 con l'ascesa in campo di Giuliano Pisapia, oppure tornare al centrodestra dopo 20 anni di governo, dopo questi 5 anni in cui invece è andato all'opposizione, potrebbe effettivamente tornare ad essere il partito, la coalizione di maggioranza all'interno del comune. Una maggioranza che chissà da cosa sarà composta, nel senso che noi sappiamo, come tutti voi potete sapere guardando i telegiornali, guardando internet, che in questo momento la Lega Nord è più forte di Forza Italia e quindi bisognerà anche capire che cosa si saranno votati all'interno delle varie coalizioni. Qualora la Lega Nord dovesse aver raggiunto un risultato maggiore rispetto a quello di Forza Italia, allora veramente sarebbe una Milano che si trasformerebbe in una Milano di destra. E quindi questi sono i dati parziali. Io come al solito continuo a chiedervi se volete, qualora voleste scriverci qualche messaggio. Abbiamo ricevuto tanti attestati di stima, io vi ringrazio per quello che state facendo, nel senso che noi cerchiamo di rendere un servizio il più diciamo attento e il più informato possibile. E abbiamo sentito numerosi esponenti, tra cui Lorenzo Zacchetti, tra cui Luca Paladini. Insomma, tutti hanno parlato di questa astensione. Alla fine dei conti, il partito di maggioranza risulta ancora una volta, dopo le elezioni europee del 2014, quello dell'astensionismo. Un astensionismo che rifiuta la politica e che sembra voler dire appunto noi ci siamo stancati di voi, chiunque voi siate. Il dibattito è stato anche fatto tra Sala e Parisi sul fatto se essi siano le due facce della stessa medaglia oppure no. Abbiamo parlato con esponenti del centro-sinistra che ci hanno affermato no, assolutamente Sala è un candidato di sinistra e lo stesso hanno fatto invece esponenti del centro-destra ed esponenti di Fratelli d'Italia che invece programmi alla mano affermano di avere delle considerazioni molto diverse da poter offrire a questa città. Abbiamo avuto molti messaggi che invece parlano di una sorta di
patteggiamento, se così lo possiamo definire, nel senso che la percezione è quella che Sala e Parisi rappresentino appunto le due facce della stessa medaglia. Non abbiamo ovviamente per il momento risultati rispetto ai candidati tra virgolette minori, nel senso alle liste più piccole, compresa in questo momento quella anche di Rizzo. Se la regia non mi dà informazioni, credo che non abbiamo dei dati parziali neanche per quel che riguarda Milano in Comune, quindi Basilio Rizzo, ma solo i dati parziali sui tre candidati maggiori, ovvero Sala, Parisi e Corrado. Per quanto riguarda le liste minori, come era possibile, prevedibile, in questo momento i risultati sono molto bassi. Sto ricevendo una chiamata, io direi di rispondere in diretta a questo punto, perché credo che si tratti della nostra inviata dalla Lega Nord. Pronto? Pronto, Ilaria? Sì, pronto, eccoci. Sì, ci sono. Ha fatto la prima dichiarazione Matteo Salvini. Ok, perfetto. Dimmi tutto. Sì. Allora, c'è stata questa inversione di tendenza, appunto, per cui pare che appunto Parisi sarà al ballottaggio con Sala, però che Parisi abbia più voti rispetto a Sala, quindi sarà il primo, diciamo, il preferito, quello che è al... Cioè, questo è proprio verbente che non ci si aspettava in realtà. Infatti anche noi qui dallo studio, anche per noi dallo studio è stato un risultato imprevedibile, nonostante si parli esatto. Comunque di 40 seggi sul totale, però è un risultato da tener conto. Esatto, un altro risultato particolarmente importante che ha fatto rilevare è che Lucia Borgonzoni a Bologna sarà al ballottaggio insieme insieme al PD. Anche questo è stato un colpo, perché ci si aspettava. Ecco, guardate, se adesso vedo se è disponibile, potesse essere... un attimo solo, perché sono in un collegamento che mi chiedevano la cosa. Non riesco a prendere, a osservare un attimino il Paolo Grimaldi, piuttosto che altri, perché in questo momento sono in collegamento con le reti più. Il dato è veramente un po' sorprendente, è stato veramente sorprendente quello di Milano. Ballottaggio, si parla comunque di ballottaggio, non si parla di vittoria al primo colpo, però adesso non ci sono le condizioni tali per pensare a un superamento del 50%. Però è rimasto molto, molto colpito da questa cosa. Si è parlato in modo generale della questione di Roma, del fatto che appunto i 5 Stelle sono i favoriti e che appunto ha detto appunto che dove il centrodestra si presenta disunito, in effetti c'è questo problema che non arriva alla fine, mentre invece dove si presenta unito ha dei risultati notevoli. Questo è il succo del discorso. Ascolta, ti faccio una domanda veloce. Sì. Secondo te il clima che si sta respirando all'interno della Lega, perché a livello nazionale la Lega Nord è avanti a Forza Italia, in questo momento esatto. Si respira aria di governo, si respira aria di dire se vinciamo noi è la Lega Nord che governa la città. Sì, non è decisamente così, perché di fatto quando si parla degli accordi poi si rispettano, certo, quindi non certo. È che si può dire che la Lega Nord governa una città soprattutto prima della fine della certamente, della certamente. Però l'aria che si respira è quella di una grande soddisfazione, sorpresa sì, ma soddisfazione decisa. Ovviamente è passato davanti al centrodestra in questo momento, e quindi si suppone che ci possa essere alla fine un maggior peso rispetto al Forza Italia, ma prima devono vedere come si chiude davvero la fine. Certamente. Lo scrutinio, perché si dice sempre non mettere il gatto nel sacco prima del tempo, perché altrimenti il gatto scappa all'ultimo secondo. Certamente, però comunque il fatto è che la tendenza è inversa. Se fino a 2 anni fa la Lega Nord era, diciamo, ritroso di Forza Italia, e quindi aveva bisogno di Forza Italia per poter governare, adesso mi sembra che la situazione sia al contrario.
Questo è il trend del momento, si vede appunto un Salvini molto forte, una Lega Nord altrettanto decisa e che quindi ha superato ampiamente un Berlusconi che per quanto sempre un ottimo alleato, però cioè, non più così favorito, non più così amato dalla gente. Forse ha giocato un pochettino troppo appunto l'area governativa del PDL, può darsi che sia stato anche quello, che è una cosa che appunto gli elettori del centro-destra non hanno amato così tanto. Non so, adesso dirlo così prima della chiusura mi sembra certo. Dobbiamo aspettare i risultati. Potrebbe essere quello il motivo. Certamente, va bene, grazie Ilaria, tu chiamaci sempre, noi siamo qui e... facci sapere novità, facci sapere se Salvini poi potrà essere in collegamento con noi. D'accordo, perfetto, grazie mille. Ciao. Io a questo punto vi manderei in pubblicità, guardo se sono arrivati altri messaggi. In questo momento non sono arrivati altri messaggi, io continuo a ribadire il fatto che se ci state guardando scriveteci informazioni, commenti eccetera. Noi andiamo in pubblicità, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito in questa prima parte appunto dello speciale dedicato alle elezioni amministrative. Lascerò qui la parola a Fabio Ranfi e vi do la buonanotte, vi ringrazio, continuate a seguirci perché la diretta va avanti fino alla fine dello spoglio dei voti. Arrivederci.